sei qui al festival con Maternity Blues, che è un film con un tema parecchio delicato. Ci vuoi parlare un po' del tuo ruolo? Sì, non c'è da spaventarsi. È un film sulle madri assassine, parla dell'infanticidio, però ovviamente non ci sono omicidi dei bambini nei film, è soltanto la parte che fa vedere la vita di queste quattro donne in questo istituto mentale psicologico e cerca di far vedere il loro lato umano, non presentandole come dei mostri, come dei criminali, ma come delle persone che hanno bisogno di aiuto, di essere capite, di sostegno, e quindi il film è molto toccante. E tu sei una di queste madri? Sì, io sono Clara, una donna che ha negato i due figli. Un ruolo molto duro. Tu hai recitato già in tanti film e anche fiction. Ora non so, non credo che sia questo il ruolo che ti rappresenta di più, ma insomma, quello che ti è piaciuto di più, quello in cui ti sei riconosciuta. Ti sbagli, perché questo è il ruolo che mi rappresenta di più. Io sono una persona abbastanza drammatica dentro, vivo dei drammi, delle traume, essendo forse perché sono ungherese, io ho portato dietro un po' di tristezza dal mio paese, quindi mi identifico poco con delle commedie o cose molto leggere. Io preferisco le storie importanti, le storie serie come questo Maternity Blues, perché io credo che il cinema ha anche il compito non solo di intrattenere, ma anche di allargare la cultura e allargare la conoscenza delle persone di cosa succede nel mondo. L'infanticidio è un argomento che non è mai stato trattato al cinema, e quindi ne sono molto fiera e mi rappresenta molto. Bellissima. Non so, ti volevo chiedere cosa ne pensavi tu. Il colore di questa voce è un arancione scuro che sa di spezia amara e rara. Paolo Conte è un poeta. Cosa hai pensato quando ha detto di te questa cosa? Ah, io non mi sono ancora ripresa tipo da quando l'ha detto, quindi cioè, è un grande onore. Ogni volta che ci penso, ce l'ho ancora appesa al frigo col fax. Bellissimo. Ho letto che hai cantato in un coro. Cosa ti ha lasciato questi tanti anni in un coro? Sì, era il coro della Scala. Io pensavo avrei fatto la corista alla Scala tutta la vita, quindi è l'esperienza formativa migliore che consiglio a tutti, di mandare i propri figli a lavorare a teatro. Ma scusami, la tua voce non forava il coro, bisogna essere tutti un po' omogenei. Beh, un po' sì, infatti essendo un coro di voci bianche capitava che ci fossero tanti ragazzini che cantassero in playback e un gruppetto, no, di più grandi che le mangiava, però è stato fantastico. Ok, perfetto. Va bene, niente, io ti volevo ricordare che qui sei a Bari, è la prima cosa bella, dovresti cantare. Ma scherzi, cioè, a parte che io sono a casa in Puglia ormai, cioè passo più tempo qua che a casa mia quasi, e si sta sempre 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 troppo bene. Grazie a tutti. Grazie, grazie a voi. Arrivederci. Ciao.